Fiorentina perde l'ennesima finale di Conference Cup, ragazzi, e un po' mi dispiace, ma i tifosi se lo meritano, ragazzi cari, perché nel giorno in cui c'è la commemorazione dell'Esello, con quello che hanno combinato, con le offese che hanno fatto, mi sembra che il karma esista. Ragazzi, c'è una confessione sconfortante, scandalosa, che arriva ancora una volta dal Tribunale di Milano. Le cose sono molto peggiori di come pensavamo. Seguite il video e vi farò capire perché. Fermi, ragazzi, mi raccomando, prima di andare avanti, iscrivetevi al canale, per noi è importante, per voi non costa nulla. Attivate la campanellina per sapere in anteprima l'uscita di nuovi video, mettete like al video, ragazzi, come sempre, mi raccomando, se volete sapere la verità, se volete sapere di notizie che nessuno vi dà, se volete sapere tutte le schifezze che fa l'Inter e che sulla quale, ragazzi, nessuno indaga, nessuno condanna, nessuno ne vi dà notizie, dovete sentire i nostri video, i video dei canali come il nostro, Vessicchio, Peter Pan e così via, ragazzi. Siamo gli unici, anche il Bandito Rosso Nero, siamo gli unici canali che, ragazzi, vi danno informazioni di prima mano, certificate, controllate, che danno anche i mainstream. I mainstream li danno queste informazioni, ma li danno velate, li danno taroccate, ma li danno anche loro, anche perché poi se andate su Google li trovate. Quindi mi raccomando, condividete. Bentrovati amici da Aldo De Girolamo. Ragazzi, abbiamo visto la partita della Fiorentina, arrivata ai tempi supplementari, era partita bene la Fiorentina, ma poi la partita si è diciamo fermata sullo 0-0 fino ai tempi regolamentari, poi nei tempi supplementari, proprio negli ultimi minuti, ha preso quel gol e ha dato un po' di speranza il fatto che il VAR stava controllando se ci fosse posizione di fuorigioco, fallo o fallo sul difensore della Fiorentina. Alla fine il gol è stato convalidato, alla fine io credo che l'Olimpico non abbia rubato nulla. Devo dire la verità che comunque, per quanto riguarda la squadra in sé, a me dispiace perché comunque, e non lo dico per scherzare, lo dico proprio sinceramente, a me dispiace perché sinceramente io non riesco, con tutta la forza, con tutta la buona volontà, con tutti quelli che ci dicono, tutti quelli che fanno, non riesco ad odiare la squadra in quanto tale, perché non riesco a sentirmi, a percepire una rivalità contro la Fiorentina, cioè non ci riesco. A me è un po' come la Sampdoria, un po' come la Lazio, cioè un po' come la stessa Atalanta, lo stesso Torino, non ci può essere rivalità, ragazzi. Il gap è così enorme che non ci può stare, non, noi, almeno da parte nostra, non possiamo sentire questa rivalità. Sappiamo bene che da parte loro c'è un'enorme rivalità che non comprendiamo assolutamente, anzi c'è fortissimo odio. E ragazzi, il karma esiste, perché ciò che in realtà, da un lato, come ho detto, sono scontento, ma anche da un altro, comunque secondo me i tifosi viola invece se lo meritano, perché ragazzi, ricordiamoci bene che oggi è il giorno in cui si commemorano i morti dell'Esel, 39 angeli, persone che erano andate allo stadio per vedere una finale di Champions, persone che erano andate lì con bambini, che erano andate lì per passare una serata di gioia speciale, e che hanno trovato la morte in quel triste 1985, e sentire dei tifosi viola di una squadra che veramente non gli diamo zero considerazione ogni volta, offendere la memoria di quelle persone, veramente, ma anche poi un'intera curva, tutti quanti insieme, queste sono le immagini, ragazzi, cioè, veramente fanno schifo come uomini prima che come tifosi. Sono indegni prima come uomini che come tifosi. Queste scritte su Scirea, veramente schifosi, ragazzi, veramente schifosi. Una cosa è la rivalità sportiva, che ripeto, noi non la sentiamo, loro la sentono, ma ci sta lo sfottò, queste robe qua, ragazzi, siete veramente da ricovero. È che proprio nel giorno della commemorazione dei caduti della Serie, perdete la seconda finale di Conference League in quel modo lì. Che vi devo dire, ve lo meritate, il karma esiste. Bene, portiamo pagina, perché sono già dilungato su questa storia. Quando stiamo facendo, in questi giorni, ragazzi, stiamo facendo i video
sulla storia dell'Inter con Lion Rocco, Catria e tutte le polemiche che ci sono sotto, tutti gli illeciti, e sente scrive, ci sono una parte degli interisti che si gongola dal fatto che comunque loro sono immuni a qualsiasi tipo di illecito sportivo, sono immuni da qualsiasi tipo di indagine, sono immuni da qualsiasi scoop giornalistico, sono immuni da qualsiasi, diciamo, trasmissione televisiva, nessuno ne parla, c'è un silenzio più totale, chi ne fa finta di nulla, la FIGC fa finta di nulla, la Covisoc si dimette pur di non indagare, uno scandalo totale, e vedo che poi una parte degli interisti nega, perché ignorante o perché ormai loro sono abituati a negare, come negavano le telefonate di Facchetti, di Moratti, e negano tutto, negano pure il passaporto di Recopa, cioè, immaginate un po' voi. Anche quando parteggiano, gli interisti, una parte degli interisti nega. E poi, cari amici, ci sarà una Juventini che invece, Juventini dicono, ma com'è possibile che nemmeno voglio capire la FIGC? Piena di interisti, Traviglione, Mutti, Gravina, piena di interisti. Ok. Voglio capire la Covisoc, che la presidentessa dimissionaria era la compagna di Viglione che stava lì a festeggiare in campo, e capì, ma la procura, la giustizia ordinaria, la giustizia seria, ma come mai non si mette a indagare? Questi sono falsi in bilancio, questi sono false comunicazioni sociali, queste sono collusioni con l'Andrangheta, con la curva, perché vi ricordate la storia della curva, no, ragazzi? Tra i vari reati contestati alla curva dell'Inter c'è quella di aver costituito una falsa onlus via Milano, perché voi dovete sapere che per legge, ma anche per regolamenti sportivi, le società non possono incontrare gli ultras, non si possono incontrare. E allora cosa hanno fatto? Hanno costituito una falsa onlus, falsa ragazzi, onlus fatta da tutti i tifosi ultras, e ci hanno messo dentro due parlamentari europei per dargli una parvenza di realtà. Interisti anche loro, uno della Lega e un altro di Fratelli d'Italia, e questa farsa onlus in realtà non serviva altro che con la scusa di andare a parlare con la società per organizzare eventi, in realtà erano gli ultras che si interfacciano con la società e spesso la ricattano, e l'Inter è favoreggiamento, ragazzi, è favoreggiamento, perché nel momento in cui uno crea una farsa onlus e ti chiede di incontrarti, nel momento in cui vedi che sono in ultras tu dovresti denunciare. Se non vi denuncia, fa favoreggiamento. E anche lì sembra tutto silenzio, boh, non si sa più nulla, non si sa cosa sta facendo la procura. Ebbene, sappiamo che il procuratore capo di Milano chi è, sappiamo bene, Viola, sappiamo bene, il siciliano Viola, tifosissimo interista, che ha l'ufficio lì in procura tutto tappezzato di pezze nerazzurre, tra l'altro in ufficio pubblico non sarebbe nemmeno così bello. E il quale va a cena, va a pranzo con Marotta, festeggia Scudetti, è abbonato, quindi sfegatato, non è che diceva interista, però no, sfegatato. Ebbene, poi ragazzi, e poi c'è questa ammissione da parte del presidente del tribunale vicario, Fabio Roia, ragazzi, Fabio Roia, presidente del tribunale, il quale è uscito da questa intervista, adesso Repubblica l'ha riproposta. Un'intervista che risale a giugno dell'anno scorso, quando l'Inter arrivò in finale, praticamente alle vigilia della finale di Coppa Italia. Adesso ve la leggo l'intervista, in cui non solo ammette il suo tifo sfegatato per la prescrittese, ma dice di più, ragazzi, dice molto di più, molto più grave, si capiscono poi tante cose. Adesso vi leggo l'intervista, ragazzi. Che tipo di tifoso è? Leggo un estratto, perché è inutile che leggo quella di Madrid e così via, perché lui era stato anche a Madrid nel 2010 quando hanno fatto i rublete. Che tipo di tifoso è? E lui risponde: molto ansioso. Nella settimana del doppio derby di Coppa, parla della semifinale con il Milan, aveva addosso prima delle partite una tensione mostruosa. Sono un tifoso che sente le partite e se va male, resta male per 2 giorni. Consigli nelle chiacchiere da bar su chi mettere in campo e in che posizione ne do, come tutti i tifosi, ma la fiducia prevale. E dice: e amici interisti? Eccolo qua, ragazzi, ascoltate. Palazzo di Giustizia ha una folta colonia di magistrati. Personale amministrativo di fede interista. Questo lo rende più piacevole.
E anche molti giornalisti che frequentano il tribunale sono interisti. E con gli amici milanisti, che pure avrà oggi, si trova a parlare di calcio e è in pace, e lui dice: se devo dire la verità, sono spariti tutti dopo i due derby e spero che continuino a non esserci. Voglio loro bene, ma spero che non si facciano vivi nella notte tra sabato e domenica, perché sarebbe solo in quel caso aver avuto presidenti che sono persone per bene calate nella società. Persone per bene calate nella società. Il cinese Zhang, che non ha pagato nessun debito, che è scappato di notte come un interista qualsiasi, cioè come un ladro nella notte, un interista qualsiasi, che ha falsificato e ha disconosciuto la sua firma, quel persona per bene. Moratti, con quello che ha combinato con la SARS in Sardegna, con passaporti falsi, pedinamenti illegali, intercettazioni illegali, e chi ne ha più ne metta, persone per bene, calate nella società. Moratti è calato nella società, il suo cinese qua è calato proprio nella società italiana, il suo cinese qua. Ecco ragazzi, quindi come potete vedere la risposta arriva da questo, perché lui non solo, questo è il presidente del tribunale, quindi abbiamo il procuratore capo di Milano, Viola, interista sfegatato, e il presidente di tutto il tribunale, anch'esso interista sfegatato, che non solo ammette di essere interista e di essere un interista ansioso, che non riesce a essere imparziale, uno che dice che i milanisti non si devono far vedere, anche se sono amici, perché prelevava il tifo su tutto, e ammette che il tribunale di Milano è pieno di interisti, non solo tra i magistrati, ma anche del personale amministrativo, ma anche addirittura tra i giornalisti che frequentano il tribunale. È uno schifo totale, ragazzi, e questo vi fa capire la situazione in cui oggi noi ci troviamo, con delle istituzioni sportive totalmente occupate dagli interisti, che vanno dal mondo con la FIFA, passando per la UEFA, fino ad arrivare a Gravina, con chi scrive i calendari, col suo braccio destro, Viglione, che è il responsabile legale, con la sua compagna che era la presidentessa della Covisoc, gente che festeggia lo scudetto dell'Inter in campo insieme all'allenatore, insieme a Ausilio. Cioè, questi ragazzi non che sono, diciamo, simpatizzanti dell'Inter, no, sono stratifosi. Cioè, ed è incredibile, come volete aspettarvi qualcosa di buono da sta gente qua? Quindi, nelle istituzioni sportive, come... E poi c'è il Tribunale di Milano, ragazzi, che è completamente occupato da interisti. E allora io mi chiedo e vi chiedo a voi, ma è stato studiato questa occupazione sistematica o è stato un caso? Fatemi sapere cosa ne pensate commentando il video qua sotto, ragazzi. Sempre, fino alla fine, Forza Juventus.